Allora, questo sì che è un bel momento della settimana. Giornata lavorativa finita, sono le 18:30, anche per chi lavora un po' più a lungo è agli sgoccioli. Ufficialmente siamo nel fine settimana. Ciao a tutti, amici sportivi, e come tradizione vuole, qui a Mi alleno a casa con Pitt, il venerdì sera ci si raccoglie. Andiamo giù, anzi aspettiamo il timer prima di accosciarci. Questa sera puntatone, ragazzi, puntatone, puntatone. Allora, gambe divaricate, cominciamo subito, pronti via. Intanto discutiamo, da questa splendida posizione che ormai è diventata nostra, è una consuetudine il venerdì, prenderci questo momento di raccolta. Intanto vi spiego che cosa accadrà questa sera nella puntata di Accosciate e Isometria. È un mix di due proposte molto interessanti e collocate volutamente, perché c'è un ragionamento dietro a tutto questo, alle porte del fine settimana sportivo, che ovviamente per noi ciclisti prevede almeno un migliaio di chilometri e almeno un 8.846 metri di dislivello. Così, ma chi è quel barbone che non fa sta roba qua? Pardon, non vorrei assolutamente offendere nessuno, ci mancherebbe. Però insomma, era simpaticamente per dire, ragazzi, ci prepariamo al fine settimana consapevoli che anzitutto per i giorni precedenti a questo abbiamo lavorato in maniera trasversale su tutto il nostro corpo. Questa settimana, tra l'altro, abbiamo fatto delle cose anche particolarmente importanti, specie la puntata di ieri dove abbiamo curato la forza esplosiva. Giusto per rimetterci un attimo in sesto per il fine settimana, il fatto di mettersi in ordine può passare anche attraverso appunto questa puntata dedicata allo squat asiatico o che dir si voglia accosciate. Ci permettono l'allungamento della schiena, dei glutei, della catena posteriore muscolare e aiutano moltissimo a svincolare un po' quei meccanismi stretti della pedalata e quindi migliorano la funzionalità delle nostre caviglie rimanendo in questa posizione. Ragazzi, guardate, sono 2 minuti che siamo seduti. Io spero che anche tu, dopo un po' di tempo, sia piuttosto disinvolto nel mantenere questa posizione. Ciò significa che stiamo entrando piano piano in una posizione che deve ritornare di nostra proprietà, nella maniera più sciolta, disinvolta, perché così ci sono popolazioni che ci rimangono per trovare dei momenti di relax, per trovare anche il tempo per mangiare, addirittura per socializzare. È una posizione che dovrebbe diventare quantomeno il più naturale possibile. Ma al di là delle culture e delle tradizioni, la posizione che stiamo assumendo migliora sicuramente una gran parte della nostra funzionalità in termini appunto di allungamento muscolare. Ancora 5 secondi e poi provvediamo a fare altra tipologia di lavoro. Ok, molto bene. Allora ci mettiamo sul nostro tappetino, quasi come se dovessimo fare dei piegamenti sulle braccia. Abbiamo già fatto questo esercizio, ragazzi, quindi attenzione perché lo ripetiamo. Ci mettiamo con le braccia a livello dei pettorali, le punte dei piedi che ovviamente puntano sul pavimento. Noi ci alziamo quasi per un mezzo piegamento sulle braccia. E rimaniamo in questa posizione per, vediamo per quanto. Questo è un ottimo esercizio di isometria, amplificato al massimo, perché addirittura è anche più potente degli appoggi di planche sui gomiti. Qui stiamo davvero estremizzando una posizione che non ci è per nulla naturale. Cerca di tenere contratto per bene i muscoli degli addominali, dei glutei, ok? Bene, benissimo. Trova, se puoi, anche una sequenza di respirazione adeguata alla circostanza. Abbiamo ancora una quindicina di secondi.
per completare questo esercizio. C'è una bella notizia subito dopo. Attenzione. Meno 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Abbiamo atterrato talmente prepotentemente che ci è venuto il buco nel pavimento. Allora, la bella notizia. Defatichiamo in questa posizione. Oggi non ci sarà soluzione di continuità. Bellissima. A me questa frase proprio mi dà l'idea di essere uno di quelli seri che sa che cosa dice. Quindi non avremo interruzioni. Faremo, giusto per dare peso e consistenza sia a questo affondo nella sua massima tempistica e proposta, sia agli esercizi isometrici. Quindi è una sorta di mix fra una situazione e un'altra, appunto senza interruzioni, bypasseremo da questa forma a quella di isometria. Cercheremo di coprire un po' tutte le aree del nostro corpo in modo da poterci preparare davvero al meglio per la giornata di domani o quella di domenica, o ti auguro magari per entrambe le giornate, ok? Allora, guardate, giusto per essere più in prospettiva verso di voi, inclino un po' il tappetino. Fra poco, fra una trentina di secondi, ci mettiamo ancora sdraiati sul tappetino. Faremo un altro esercizio molto interessante, sempre in forma statica, isometrica. Se fatto bene, anche questo ci darà un grado di sollievo soddisfacente. Va fatto bene e alla fine magari non subito lo si percepirà il grado di soddisfazione, ma magari al termine di questa seduta, un paio di minuti dopo, si avrà un po' quel senso di scioltezza generale che è l'obiettivo della seduta di oggi, ok? Scioltezza generale, mi piace questa definizione. Ok, andiamo giù. Allora, intanto appoggio il microfonino a terra perché secondo me potrebbe andare incontro a spiacevoli conseguenze. Allora, ci mettiamo giù, le braccia vanno dietro, al mio via, scatenate l'inferno, si sollevano le braccia dietro ed anche le gambe, ok? Questa posizione è un po' il contrario di Superman, che potrebbe essere meno man. No, in questo caso no. Battutaccia di quelle proprio da archiviare, da cestinare. Allora, il percepito, nella misura in cui tu cerchi di spostare di qualche centimetro la posizione delle tue mani e delle tue gambe, qui tutti i muscoli della schiena, delle spalle, delle braccia, i glutei, questi devono essere marmorei, devono essere turgidi da paura. Anche la catena dei femorali, degli ischiocrurali devono essere super attivi in questa di Superman rovesciato, chiamiamolo così, via, che non esiste, Non datemi retta in queste definizioni, è solo per cercare di dare una parvenza a qualcosa di simile. Ok, attenzione, 20 secondi ancora. Allora, subito, probabilmente in questa posizione, non dico che sia più il senso di scioltezza diffuso, ma è più un senso di turgidità diffuso. Ok? Oh, rilassiamo. Sono successivi poi gli effetti di questa seduta di allenamento. Non abbiamo ancora terminato, andiamo ancora in posizione di
accosciata, ok, bene. Il prossimo esercizio è piuttosto carino, stavo sbirciando i miei appunti perché francamente l'avevo dimenticato. Il prossimo esercizio, ragazzi, è anche carino dal punto di vista coreografico. Sembreremo tutti, lo diciamo dopo, e magari ognuno di noi può avere la sua personalissima interpretazione della posizione che assumeremo con il prossimo esercizio. Poi di nuovo ci metteremo in accosciata. Vedi che si diventa sempre più in confidenza con questo esercizio, sempre di più. E nella misura in cui lo diventi, significa anche che hai acquisito un grado di scioltezza maggiore rispetto alle prime volte. Le prime volte, se ti ricordi bene, c'erano dei gran fastidi dal punto di vista tibiale, le caviglie non riuscivano assolutamente a mantenere questa posizione, inizialmente magari anche soltanto per un minuto. Era difficile pensare di rimanere così a lungo in questa posizione. Ci sono tante altre forme di questa accosciata che si potrebbero prevedere, includere. Non è solamente questa l'unica ed esclusiva forma di accosciata o squat asiatico. Esistono tante altre posizioni, ma per il rispetto e per la coerenza che noi abbiamo sempre cercato di mettere in campo nelle nostre proposte, prima bisogna diventare bravi a fare le cose. Dal momento in cui lo sei diventato, puoi pensare di fare cose un attimino più impegnative. Ma prima bisogna essere consapevoli di avere il minimo in proprio possesso. Ok, bel lavoro anche questo, ragazzi, eh? Molto 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 ben fatto. Recuperiamo un attimo, la prossima proposta trattasi di, come si dice tecnicamente, sumo squat. Assumeremo la posizione di quei famosi lottatori che si mettono in questa posizione, ok? Quindi dovremo trovare ciascuno di noi la propria flessione delle gambe. È chiaro, non dobbiamo rimanere così, nemmeno andare giù in questo modo. Magari così potrebbe anche essere ideale, ma c'è un aggravante in quello che ti chiedo, cioè quella di complicarci la vita e di mettere le mani dietro alla schiena per permettere alla nostra colonna di rimanere il più dritto possibile. Andiamo giù e rimaniamo in questa posizione. Che di venerdì sera, il 28 di ottobre, alle 18:43 minuti circa, è una delle posizioni più adatte per aprire il fine settimana. È il momento dell'aperitivo e noi l'aperisumo lo facciamo in questa posizione. Io ho calcolato ci si potesse rimanere un minutino, ma non avevo calcolato il fatto che con le mani dietro alla nuca fosse completamente un'altra cosa, un'altra storia. Adesso stanno cominciando a tremare le natiche, fra poco comincerà a tremare qualcos'altro, fra pochi istanti mi troverete stramazzato sul pavimento, la regia è pregata di chiamare l'Eli. Nessun Eli! La freniamo qui! Ok. Splendido anche questo, ragazzi, bell'esercizio da tenere in considerazione proprio perché ci ha messo seriamente in difficoltà. Abbiamo quasi chiuso, attenzione, ritorniamo in posizione di accosciata, andiamo giù. Questo ci ha reso la vita leggermente più complicata. Non voglio chiudere l'esercizio con delle complicazioni in corso, quindi ci serve un minutino ancora di squat asiatico o di affondi per bene, così ci rilassiamo, rientriamo ancora nella nostra normalità e poi facciamo un ultimo esercizio iperattivante
da fare in compagnia, ve lo suggerisco, se siete appunto al bar a fare aperitivo, sul vostro sgabello, adesso facciamo e ricreiamo la situazione tipica da aperitivo, ok, ci siamo. Io fate i conti che possa essere su uno sgabello classico e tipico da bar. Bene, gli appoggi sarebbero, i piedi sono sulla parte inferiore dello sgabello e le mani sarebbero sul bancone. Ma noi siamo così banali? Assolutamente no. Quindi cosa facciamo? Noi sganciamo le nostre parti di appoggio e saremo tutti al bar di fronte ai nostri amici, così sopra la poltroncina. E se vogliamo arricchire il nostro aperitivo, vai, ci possiamo, lancia pure, ci possiamo lanciare l'aperitivo, ci possiamo lanciare. Quindi, no, non lo lancio perché abbiamo tutta l'attrezzatura di dietro e rischierei veramente i monitor che abbiamo in dotazione. Allora, questo esercizio lo facciamo finito nella misura in cui tu, da questa posizione, che per me comincia già ad arrivare verso la fine, ok? Quando vedi che proprio non la riesci più a tenere, la abbandoni e termini l'attività. Mi piacerebbe moltissimo, regia, terminare e sfumare le immagini da questa posizione. Io, ragazzi, vi auguro veramente un buon fine settimana. Ve lo auguro da una posizione iperattiva. Grazie a tutti, è stato bellissimo, ci vediamo domani mattina 9:30, mi alleno a casa con Pitte con una seduta strong di plank. Ciao a tutti.